Ieri al Barbera vittoria preziosissima contro la Salernitana nell'ultimo match dell'anno. Sì, è stata una partita che io temevo moltissimo, anche perché le partite vicino alle vacanze tirano sempre via un po' di concentrazione alla squadra, ma è andata molto bene ed è una grandissima soddisfazione trovarsi lì in cima alla vetta del campionato. L'unica cosa triste è sempre la mancanza di pubblico, io spero cambi. Tre punti che permettono di conquistare il titolo di campione d'inverno, che non può che essere di buon auspicio per il girone di ritorno. Ma quello che è di buon auspicio è la forza che ha dimostrato la squadra, la compattezza, il grande staff che noi abbiamo formato in questi mesi con Tedino e con tutti i suoi collaboratori, e veramente va avanti sempre meglio. Sono molto contento, perché questo vuol dire che per i prossimi 3, 4, 5 anni abbiamo uno staff veramente di grande livello, anche se io spero di non essere più il presidente del Palermo e di riuscire a mollare già quest'anno. Sugli scudi, tra gli altri, anche Ivailo Ciocev, autore ieri del gol che ha sbloccato la partita al rientro nel migliore dei modi dopo l'infortunio. Beh, Ciocev è un giocatore che naturalmente aumenta la qualità tecnica di tutta la nostra squadra. È chiaro che ancora non è al 100%, ma anche al 50% la differenza si vede, e si vede anche naturalmente la differenza rispetto ad altri allenatori di Tedino, che ha sempre detto che era uno dei migliori giocatori. Tedino è un vero intenditore di calcio. Dopo 21 giornate la difesa rosanero è la migliore della Serie B insieme a quella del Parma, con soltanto 17 reti al passivo. Sono molto contento perché eravamo sempre il gruviera dei campionati di Serie A come gol subiti. Sono contento per tutta la difesa, sono contento per il portiere che ha superato tutte le critiche che volevano denigrarlo. Sono contento perché, ripeto, sono contento che abbiamo una squadra, sono convinto che arriveremo fino alla fine, speriamo di mantenere la mia previsione di luglio del più 10 sulla seconda. Prossimo impegno è il 20 gennaio in casa dello Spezia, prima 2 settimane di sosta per permettere ai calciatori di recuperare appieno le energie. Beh, sarà un inizio difficile perché tutti ci aspettano, siamo la prima in classifica, lo Spezia è una squadra che nelle ultime 6-7 partite ha fatto molto molto bene. Però, ripeto, io sono convinto che la qualità tecnica della nostra squadra, del nostro staff specialmente, ci permette di andare avanti, sereni e tranquilli. Speriamo di battere il record di Attini, sarà molto difficile.